Gianni Colacione del congresso del Partito Radicale Transnazionale, il 39° congresso qui all'Hotel Summit di Roma. Siamo all'ultima giornata in compagnia di Maurizio Angeloni. Angeloni, perfetto. Che ci racconta, appunto, lui è, si occupa di arte e arte cinematografica e ci racconta un progetto molto interessante a cui sta lavorando. Allora, io vengo dal cinema d'autore, quindi un film su Cesare Pavese piuttosto che... e poi dal teatro. Allora abbiamo deciso insieme ai miei collaboratori tipo 5 anni fa di dedicarci in uno spazio al centro di Roma, Fortunato, dentro un vecchio convento del Settecento, oggi è un albergo, c'erano le suore che conservavano i libri di Papa Pio XI. Dentro questa biblioteca abbiamo realizzato un teatro, uno spazio, all'interno del quale non facciamo soltanto il nostro teatro o il nostro cinema, ma ci occupiamo delle sette arti, quindi la danza, la lirica, la musica contemporanea, l'arte intesa come pittura, scultura e così via. Realizziamo 200 spettacoli l'anno senza finanziamento pubblico. All'inizio era una piccola nicchia, adesso ci si è stretto lo spazio perché il pubblico ci segue, devo dire ci ha salvato la vita il privato, cioè la gente che viene, paga il biglietto, poi da noi realizzano, fanno anche dei convegni piccoli, dei congressi, perché non è proprio un teatro, come dire, fisso, no? Togliamo le sedie, facciamo un workshop per una compagnia, per una banca, rimettiamo le sedie e facciamo il concerto. Quello con tempo si chiamava laboratorio teatrale? Bravissimo. Diciamo laboratorio dei talenti, no? Si chiama Domus Talenti perché è dedicata proprio ai talenti. Noi nel 2010 abbiamo fatto 30.000 presenze, 407 artisti, 198 spettacoli diversi. Adesso tutto questo patrimonio abbiamo deciso da 5 settimane a questa parte, da un mese e mezzo a questa parte, di riprenderli integralmente, di riprendere tutti gli spettacoli integralmente e fare la Talents TV, la televisione dei talenti, sul net, sul web, perché la speranza qual è? Io sono stato a Cannes ad ottobre, cioè c'è il più grande mercato delle immagini del mondo. Ho portato con la valigia di cartone i nostri contenuti, quindi dei concerti jazz, dei concerti di lyrics, quello che abbiamo. E devo dire che c'è, al mercato c'è un interesse pazzesco, perché il mondo compra le immagini, quindi all'estero, anche l'Italia, insomma, in tutto il mondo ci sono televisioni digitali, televisioni via satellite, che hanno bisogno di contenuti. I nostri contenuti sono a livelli altissimi, considera che il più semplice dei nostri artisti c'ha 100 nel senso di voto, tutti gli altri 110 e lode. Voto in che senso? Nel senso che escono dalle accademie, escono dalle scuole, quello che dico io, l'unica cosa che non facciamo noi è il Grande Fratello, per il resto siamo capaci a fare tutto, no? Allora la qualità alla fine premia. Devo dire che eravamo una piccola nicchia, oggi abbiamo un grandissimo seguito, tant'è che è quasi sempre tutto esaurito il teatro quando facciamo i nostri spettacoli. E allora riprendere questo patrimonio, metterlo su con le telecamere, oggi è abbastanza più semplice di prima, no? Metterlo su un DVD e andarlo a vendere è una nuova opportunità per gli indipendenti come noi. Il web è un'altra opportunità, quindi mandare poi in onda, con la speranza e la probabilità che magari ti veda un giapponese impresario piuttosto che un americano, un norvegese, un tedesco, insomma un indiano, quello che sia, è possibile grazie al web. Allora, da qui a 3 mesi si debutterà questa televisione che sintetizzerà i contenuti in pillole da 3 minuti come MTV, poi se i nostri web spettatori vorranno vedere i contenuti integrali di quello che stanno vedendo, le pillole, si abboneranno, un abbonamento come Sky, come tanti altri, e potranno vedere integralmente tutto quello che fanno questi artisti molto preparati. Quindi una promozione anche di questi artisti? Assolutamente, noi allora nel piccolo siamo in attivo, no? Non prendiamo finanziamento pubblico, paghiamo l'affitto allo spazio, all'albergatore che ci ospita, che era un convento, oggi è un albergo, siamo puntuali, quindi laviamo i piatti e i bicchieri, tanti sacrifici, ci svegliamo la mattina presto, chiudiamo la sera tardi, quindi voglio dire siamo in attivo e ci siamo sicuramente adeguati, no, a quelli che possono essere i tempi. Allora io dico, presumo che
anche con la qualità e con l'arte e la cultura si può lavorare serenamente e non essere in deficit. Non voglio far polemica con i grandi teatri, con le istituzioni, però francamente non riesco a capire perché un teatro prezioso, prestigioso, al centro di Roma piuttosto che al centro di Firenze debba essere in deficit. Sicuramente non devi fare solo teatro, magari di pomeriggio presenti un libro, la mattina fai anche un convegno con i medici, cioè ampli la tua attività all'interno del tuo teatro, chiaramente senza sminuire quello che è la missione di questi spazi prestigiosi, non è che ti metti a fare le cose stupide. Però questo rende sicuramente attiva l'attività, adesso soprattutto nel nostro paese. Tu considera che noi a Domus Talenti facciamo anche cose simpatiche, per esempio la morte di Giulio Cesare come musical, molto divertente, e spesso lo facciamo agli stranieri che vengono all'ora di pranzo, facciamo una degustazione di grandi vini, poi vi rappresentiamo dei vini meravigliosi, gli facciamo lo spettacolo e poi loro alle 4 vanno a vedere i Musei Vaticani. Sono felici, felicissimi, anche noi, perché viviamo bene, campiamo bene, ci esprimiamo e ci abbiamo tante richieste. Lo potrebbe fare anche il Teatro dell'Opera di pomeriggio, offrendo un prosecco e con i giovani talenti magari raccontare agli stranieri degli inserti dell'Aida piuttosto che Così fa tutte, cioè piccole cose magari con i ragazzi giovani che escono dall'Accademia che non trovano lavoro. E per tutti coloro che ci seguono, ci seguiranno su internet, speriamo tanti, diamo dei riferimenti dove tipo si può trovare, una mail, un sito? Allora, Domus Talenti è www.domustalenti.it, via delle Quattro Fontane 113, e la mail, le informazioni è info@domustalenti.it, via delle Quattro Fontane è subito dopo il cinema Quattro Fontane, siamo più vicini a Via Nazionale che a Piazza Barberini, siamo in centro. È bellissimo il posto, siamo molto privilegiati, il posto è meraviglioso. Diciamo che l'Italia ancora può vantare una certa credibilità, se non in campo politico, in campo artistico. Ma se la politica fosse, diciamo che la politica ha bisogno di giovani o meno giovani, di persone preparate, adesso al di là dei governi tecnici, per carità, preparate culturalmente. Io mi auguro che il mio assessore alla cultura, ma anche il mio assessore alla sanità, il mio sindaco, sappia almeno parlare, coniugare i verbi, non so, che conosca Pirandello. Io non dico che uno non debba conoscere Vasco Rossi, ma anche Pirandello, perché no, anche Goldoni. Abbiamo insegnato il teatro al mondo, abbiamo insegnato la lirica al mondo, abbiamo insegnato il cinema al mondo. Io sono andato a New York, ero giovane, a studiare gli obiettivi cinematografici alla New York University, avevo 23 anni, mi hanno fatto vedere i film di Fellini, Antonioni, cioè, voglio dire, abbiamo insegnato noi la qualità al mondo, non dico il vino, il cibo, e le macchine, le Ferrari, cioè. Allora io mi auguro che i nostri politici riconoscano questo e poi conoscano questo, si ricordino che abbiamo avuto anche Edoardo non si studia neanche più a scuola, cioè, allora, ma tutto questo è, parliamo in termini semplici, è business, si guadagna, non è che se io faccio la Ida agli stranieri non guadagno, non è che se io faccio Pirandello si guadagna. Se noi dessimo questo patrimonio agli uomini d'affari americani, i francesi farebbero tanti soldi, ci hanno venduto la Torre Eiffel, voglio dire, io voglio bene ai francesi, ma la Torre Eiffel, forse il nostro Colosseo e poi, no, credo, però l'impalcatura si può fare. Quindi noi abbiamo tre quarti del patrimonio mondiale dell'arte e della cultura, ne parliamo. Io avevo 19 anni quando ce n'ho 52, ti puoi immaginare, parliamo di una vita di questo. Mi ricordo che a 26-27 anni chiusero il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, rimasi basito, cioè, credo che sia la prima attività del nostro paese è il nostro Ministero dell'Arte, della Cultura, dei Beni Culturali, poi viene l'industria e tutto il resto, perché se tu dovessi chiedere a un bambino in Sardegna
ci faresti turismo o ci metteresti, non so, per esempio il come si chiama, per fare il nucleare, il poligono per il nucleare, no? Credo che un bambino saprebbe rispondere. I poligoni già ce ne hanno tanti e con tanti danni, poveracci, in Sardegna. Ti rendi conto che noi il nostro territorio non ci abbiamo bisogno di mettere sulle spiagge le fabbriche, non ci abbiamo, noi, o nelle colline, noi abbiamo colline, fiumi, mari, chiese, piazze, cioè ci abbiamo un patrimonio inestimabile. Ognuno dei miei ragazzi, dei miei artisti, io ti posso garantire che se tu gli dessi in gestione una risorsa culturale, loro sarebbero in attivo, perché sono tutte persone molto, 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 molto impegnate, fanno sacrifici e poi amano quello che fanno e sono bravi. Io sono abituato purtroppo ai bigliettini per i nomi, ripeti il nome? Maurizio Angeloni. Maurizio Angeloni, andiamo tutti alla Domus Talenti. www.domustalenti.it. Grazie Maurizio.